stavo dicendo, a parte la scuola, visto che questo ragazzo è molto sveglio, un fogione già da piccolo, oh, da piccolo aveva la stessa voce di oggi. Sì, c'ho paura. Incredibile. Poi mi ha fatto vedere il primo film, il titolo? Primo era La bocchetta del bambino. Il primo era dove ha fatto recitare tutta la sua famiglia, il nome. Sono rimasto impressionato. Mi è piaciuto da morire. Perché... Il nome lo schifoso. Ma parla, chiacchierano, vedi, ma guarda, interrompe. Siamo saltati. Filippo, non è da te fare questo. Sì, su qui. So che ha detto tu anche lui, però ascolta un po', stiamo facendo un pochettino. Un po' di levare. Allora, ha fatto questo film, La bocchetta del bambino. Che è bello, sì, che mi è piaciuto da morire, perché lui mi deve fare il primo film che faccio, senza ancora. Così, non avevi nessuna esperienza. Però un film è pieno di energia, di trovate, di soddisfazione, una forza dirompente. Ma poi è bizzarro, un po' naif, certo, sì, perché sì. Non avevi ancora grandi studi alle spalle, e io sono rimasto affascinato. No? Il pezzo, lo studio, tutto il mondo, tutto il mondo. C'è anche in questo c'è dappertutto. Fantastico, però sono curioso di vedere quest'altro film per vedere cosa è andato fuori, perché tu i film li produci da solo. Sì. Cioè, con l'occhio come facciamo noi quando non abbiamo soldi. Esatto. Quindi, quando non c'è soldi si cerca. Mentre questa storia come presentata aspettiamo per prima. Come ti è venuto in mente questa? Fiabe italiane. Sì. Volevo fare un film sulle fiabe. Ora fare un film sulle fiabe di Grimm è un po'. Però te l'avevi già fatto. Sì, ma non va a tre anni, come dici. Se che ho cominciato a leggere le fiabe di Perdola, Montaigne, tutti. Però era troppo a fiabe. Mentre le fiabe di Carraroli, Zanetti, Calvino, Basile e la Pucci, Toscana, la Pucci, non le avevo mai lette. Quindi ho preso un po' qua e là. Dalla tradizione popolare italiana, che ho preso su. Cioè queste sei fiamme che vedrete stasera sono di tutti questi autori. Ma siamo collegati da un filo. C'è un filo conduttore. Il filo conduttore sono questi soldati americani che si stanziano in un paesino della pianura padana e nei momenti morti della vita militare si raccontano le storie dei loro parenti italiani. E da lì parte, tanto per dare un senso, per non fare fine episodio, in semplicità. Ogni fiaba è ambientata in una regione diversa d'Italia, sottotitolato in italiano, perché sono 16 anni, proprio per la sala. Ma in Sicilia c'è stato uno? No, c'è uno, in Sicilia no, c'è un che è stato per la siciliana, ma non in Sicilia. Ho capito, beh, io ora sono... Sono fiabe, veramente, sono fiabe per bambini, cioè, c'è le fiabe di Calvino, sono parecchio crude, cioè i finali sono tutti un po'... Senti, ma di difficoltà non ho girato questo film, cioè di location. Quanto tempo c'è questo filato? Un sacco di tempo. Se si conta anche eliminando i due anni della pandemia. Senti, ha fatto tutto da solo anche le riprese. Sì. Riprese, montaggio. Capito Massimiliano, mi fa le riprese con il direttore, ti metti in mano. Lo sa. Ti metti le luci, le cose. Sì, sì. E il montaggio? Bravo. Ma questo qui c'è un applauso proprio sulla stima. Sulla stima, magari ho fatto una cosa brutale. E intanto ti sentiamo lo stesso perché sei riuscito a fare tutto da solo. Poi dicevo prima al mio professore, ex professore, che il film è stato veramente risuonato e ridoppiato. Cioè il film è stato molto muto. Muto? Non sapevi quello che volevo dire. Vabbè, per me, certo, sì. Però sarei in deposito. Che vuol dire? No, il babbiamo? Non è senso senza microfono. Cioè, io andavo a vedere presa non c'era nulla. Quindi tutto risuonato in studio, i rumori delle foglie, delle batte d'acqua, tutti i rumori. Ma anche la rumorista. Tutti i rumori. Era fatto un tavolo con tutti i sassi, foglie, argenti. Ma sei contento del risultato? Sì, sì. Ma ci sai di tu, attore? Io faccio una particina. Madonna, ma la sua musica è incredibile, sente le musiche e invece le ha fatte in tutto. No, le musiche.
Francesco Nannoni, fatto la colonna sonora del film, e Giusy Signoretta, invece cantante, ha cantato l'unico brano insomma che c'è, cantato nel film. Allora che dici? C'è da dire una cosa, se non è che dopo abbiamo... C'è da dire una cosa, la fiamma iniziale, che è il ragazzo che non voleva morire, fa da inizio e da fine del film. Inizia e termina, sembra che finisca lì, e poi invece riprende la fine. Che il fidrugio, a parte gli americani, che raccontano e fare proprio la vita nuova, si concentra tutto su questo tema. Ok, vabbè, io direi che siamo a posto. Lui mi ha dato, ricordi, prima mi mandò tutto il girato. Sì. La botta. Aspetta, vieni, aspetta che puoi pigliare alla giù. Ok, se ti fatto una camera grazie. Dove? Sarà un'esperienza bellissima. Pigiato. Ci tenevo a fare il... Così, lui mi ha mandato girato, io mi sono buffato, pre-montaggio, giusto. E senza dialoghi, io mi sono buffato nelle immagini, mi sono proprio trovato a casa mia, e quindi io commentavo, suonavo, perché è un film nel film, praticamente lui mi va da lei, no? Perché poi fa poi c'è tutta la situazione, che ti racconta in televisione, poi giocata bene proprio con gli atmosfere che lui voleva raccontare. L'atmosfera è bellissima, poi c'è un finale splendido. Si vede una cosa, che non ci sono mezzi, va bene che il doppiaggio è perfetto, che le voci sono tutto in primo piano, che il tuo labiale, e si vede che si soffre, no? Sì. Dopo la volontà dei mezzi. Ma quello che ho detto prima sull'altro film, c'è ancora meglio, un'energia pazzesca. C'è una voglia di raccontare, una voglia di portare avanti la storia senza tempi morti, proprio con questa situazione che ora abbiamo anche un amico dello Stato. Lo sai cosa mi ha ricordato? Non tu hai visto il racconto del racconto? Mi ha ricordato un po' qualcosa, queste fatti, queste chiavi strane, crude, bellissima. Le musiche bellissime stanno per via del capo. Non l'ho detto io, però no, anche bellissima. Il fatto comunque è fatto un film sulle tradizioni popolari, già è una cosa molto originale su Cardina, che comunque è un attore, io a livello cinematografico non è mai stato fatto niente. C'è perché... fatto un film, allora, ma io parlavo nella parte. Scusa, andiamo sulla cinematografia. Perché te lo dico? Perché la figlia non dà il ripenso. La figlia non dà il ripenso. Perché te la dà? No, il discorso di questo film è che non sono storie scritte da te. Queste sono storie che Cabina ha trascritto sentendosi raccontare da gente dei contadini, non sono storie scritte da cultura, solamente trascritte in italiano dal talento. Sì, forse sono cultura, è cambiato un pochino. Tutte le tavole originali sono ambientate in medioevo. Questo è appunto perché si vede, c'è un medioevo fantastico. Sì, dietro, sì, eh. Esatto. E poi cioè, fai riferimento al medioevo fantastico, al famoso testo. E poi le stesse fiabe trascritte da Calvino sono state trascritte anche da Caraoli, dalla Pucci, da Zanetti, da tanti altri, quindi lui non è l'autore di questi fiabe. L'autore di fiabe la facendo un po' così. Comunque mi è piaciuto. Alcune cose il massimo di registrazione. Perché non lo Io lo farò io, Sì, ma come comunque davvero, già hai fatto il sergente a fare, cioè più difficile anche tutte le scene con soldati. È fatto, vero. Sembra... Mentre nel Medioevo lei apriva la porta e si trovava davanti il fuoco sacro dell'inferno, con tutti i santi che stavano bruciando all'inferno. Qui dovevi fare qualcosa di diverso, il diavolo, allora ti fa una specie di... di setta satanica sessuale e attira queste donne, che c'è il pattuale del infatti per esatto, questo c'è un cambio per questo, no? Sì, infatti queste favole nere, no? E quindi
diciamo, uno stile, alcune bocche accese, no? Dove arrivate? Sì, sì. Che c'hai i finali, in che maniera arrivano a abbassare molto. Quello dei 20.000 lire. Dei 20.000 lire. Giù. Sì, sì. Grazie. Bella la trovata finale. Alla annuncia, Rico. La bella a me, ci vai a non tre volte ammazzo la moglie, visto che qua fuori nasce. Invece... Ma Rico, c'è una bella dei gobbi. Io? Io dico questo, questo e confermo quello che avete detto in ora. Mi veniva in mente quanto Lorenzo, pensava Lorenzo non solo in quanto autore di cinema, ma anche proprio come personaggio, cioè questa attenzione comunque in qualche modo alle proprie radici, per cui si riprendono le chiavi italiane e si attualizzano, poi arriva su un palco e ti canta un altro radici che nessuno sì, mai. Sì, sì. Mai ascoltato prima, questo è molto bello, insomma, volevo fare una domanda, se te lo ricordi, che voce hai fatto fare a Sergio Calavoce? A Sergio ho fatto fare la voce dell'uomo della cava, l'uomo della cariola. Sì. Sergio Forconi. Sergio Forconi. No, è Salaosi. Perché l'avevi sempre letto il nome? Sì, infatti io mi sono detto di genere il vostro riguardo con molta attenzione. Ho fatto qualche voce anch'io. Sì, no, io anche perché sai la voce, questa voce da 12 anni è sempre la stessa, mai. Casalelli non è doppiato. Si è autodoppiato. No. Non va bene nemmeno se non sei la voce di te. Ho fatto fatica a riconoscere il tasso, perché bravissimo, sei trasformato. Ma guarda che tu sei bravo anche tu dici io sono. Questo grottesco così esagerato è fantastico. Proprio da no? Quindi come dicevo per il visionario e poi c'è una coerenza interna. Quindi il film non è sbagliato, non è slabrato, non è incoerente, è tutto coerente. Tra le inquadrature, come muovi i personaggi, i costumi, le location, ma tutto. Perché è stato bene a questo punto di vista, c'è una coerenza, poi i limiti sono quelli del genere, poi proprio in mezzo a lui ha fatto un miracolo, si vede che fa parte di questa scuola, perché una ragazza a fare tutto da solo, cioè fare il cinema con le proprie mani, fare il cinema artigianale, così è bellissimo, e quindi è pieno di energia, guarda, io vedo questo film arrivando e appagato, vado in certo che al cinema spendo un sacco di soldi, vedo il cinema ci vogliamo un po' nulla. Non so, ora ho i titoli, però questi dei film veramente brutti. È vero Domenico? Sì, c'è anche un senso filosofico anche il finale vedo di quando c'è il funerale, che un soldato domanda, ma diciamo dove si va a finire dopo la morte? Dice comunque in colpa mia, c'è inserito la morale vinciana di Nietzsche, che dice un robo, un serpente si morde la coda, si comincia tutto a capo. Bella anche la canzone, molto brava, sì. Sì, sì, grazie. La canzone, esatto. La voce. Ragazzi, Grazie. Io sono sempre ammirato della creatività e delle energie appunto che viene fuori sempre da Lorenzo in tutte le manifestazioni. E poi apprezzo molto anche su tutt'altri versanti le persone che non si fermano prima che tutto sia a posto. Le cose si possono fare anche quando non ci sono tanti mezzi, certo, e quando sono imperfette. L'importante è farle, perché se si aspetta il momento buono, sto momento buono magari non arriva mai. Ma arriverà anche per lui, perché adesso lui si farà conoscere, che metterà in mezzo. Io glielo auguro di voi. Se uno fa le spese. Ma posso mai sapere quando si è vestiti, ma ha preso tutto il resto, non è? Sì, è mia facile amica. Ha speso 300 euro. Sì, bravo, guarda, ma un vicino. Un po' di più di benzina. Che mangiare le persone. C'ha la telecamera di Gesù, come hai visto, poverino, non aveva nemmeno il fonico. È vero, non aveva nemmeno il fonico. Ma c'era il saluto e poi dopo. Ma adesso l'hanno fatto loro, i fagioli, la cioccolata. Ma portavo loro. Bene, bene.
No, no, è proprio questo, bisogna fare le cose. Location, bravo. Questo è location. Quando fai le spese fittizie, cioè, si doveva pagare veramente la gente, veniva a recitare, fai. Quanto tu hai, tu spendi, no, tu fai il conto, dice, vabbè, totale 100.000, 50.000 euro. Certo, mica per considerare solo una cosa, anche il regista potrebbe essere pagato. Certo, mentre allora le ore di montaggio, le ore di cose e tutto. No, però ci diceva anche il cane, anche quando fa una base. Ma io dico, ma come per non a casa? Io guardo. Sì, ma un giorno o due giorni, ma anche due giorni la panina. Ma non c'è per questo momento. No, no, a convincere la gente. A convincere la gente, se lui è bravo a coinvolgere, lui ha fatto una squadra, l'ha messa su e piano poi l'ha fatto così, venne organizzato una scena e col tempo è andata a girarla. Poi stavamo seguendo fermo tutti i giorni, questi giorni, poi organizziamo un'altra scena e andiamo a farla. Vedi qua. Anche perché nel frattempo, mentre c'era il discorso di film, stavo costruendo tutto il discorso del disco. Il disco, quindi è una vita fare il film, qui si stoppa, no? Per esempio, il consolio del Ciucco, quello ci abbiamo messo, allora, tre giorni. Vedete, ho toccato la volta. Sì, tre giorni, tutte le riprese, una giornata intera a Prata, la Massa Marittima, un pomeriggio a Calenzano, e l'altro dove eravamo? Ah, è un pomeriggio alla cosa, alla Villa Muniaccio, a Baiano, a Prato. Poi scusa, chiedi la soldi, ma se fa recitare suo padre? Sì, all'inizio, Boscaiolo, E questo va a Boscaiolo, poi invece da amalgamare il tutto, no? E poi è andato anche l'unità di Sida, che non è la faccia, la cosa, Sorpresso il secco c'è anche Mariani, c'è io, Fabio, la Stefania e Mario.